Cari amiche, cari amici, sono qui per darvi notizia della prossima Conferenza Nazionale Animatori del Rinnovamento nello Spirito. La 43esima si svolgerà a Rimini nei giorni 31 ottobre, 3 novembre. Il tema che abbiamo scelto ci viene suggerito da Gesù, è Gesù che pronuncia queste parole nel Cenacolo: tutti sapranno che siete miei discepoli se avrete amore gli uni per gli altri. È un tema che ispira, ma è anche un tema che ci pone dinanzi a grandi sfide all'interno della Chiesa, all'interno del mondo nel quale ogni giorno viviamo, a partire dalle nostre famiglie, i nostri gruppi, le nostre comunità. Dobbiamo porci questa domanda fondamentale: a che punto è il nostro amore per Gesù? E questa effusione dello Spirito, che è l'amore nei nostri cuori, ci mette in movimento, in relazione, o conosce stasi, o ci fa tornare indietro? Sono passati 43 anni, è una grande storia. Io, come pochi, ho avuto il privilegio di viverle tutte queste conferenze nazionali animatori, e ognuna di queste ha segnato il nostro passo. Ci ha detto qualcosa di nuovo, ci ha insegnato ad amare. E la parola amore è una parola che deve essere declinata in molti modi, e così avverrà nel corso della conferenza. Le relazioni principali, ma anche i simposi di approfondimento, ci faranno guardare all'insegna della cultura delle Pentecoste, alle grandi sfide del nostro tempo. Ma poi guarderemo e rileggeremo il nostro impegno pastorale, i nostri servizi carismatici, la ministerialità, la missionarietà. Ed è una conferenza da non mancare. Mi rivolgo a tutti gli animatori, ai responsabili già eletti o che saranno eletti in questo periodo. La conferenza dovrà segnare l'avvio di questo quadriennio. Sarà con noi anche il segretario generale della CEI a concludere la conferenza, e sarà anche un modo per ringraziare i nostri vescovi per lo statuto rinnovato che ci hanno consegnato. 31 ottobre, 3 novembre, conferenza di tutti gli animatori e responsabili del rinnovamento nello Spirito, per ribadire che l'effusione dello Spirito, l'amore dello Spirito ci muove, ci tiene uniti, ci fa entrare nella storia.